Hi girls, oggi nuovo video, oggi parliamo di shopping, quindi sarà un video haul completamente estivo perché oggi fa caldissimo e ho fatto infatti questo look super coloratissimo perché veramente questo periodo non ne posso più veramente con lo studio, con le cose abitudinali, quindi oggi volevo veramente fare un look che fosse diverso dal solito e con questo caldo ovviamente ero assolutamente ispirata dai colori freschi e accesi, insomma. Quindi passiamo subito allo shopping. Le prime cose che vi faccio vedere sono di Piazza Italia e si tratta di un costume innanzitutto. Io dovete sapere che più o meno da dicembre stavo cercando dei costumi che fossero, cioè dei costumi, dei completini per pole dance che fossero simili al modello della Sokolova che mi piaceva tanto, che ha fatto tutto con delle fascette in vita, però non sono riuscita a trovare questo modello da nessuna parte finché non sono andata da Piazza Italia appunto e ho visto questi modelli stupendi che sono fatti così, però purtroppo io lo volevo in colore nero e l'ho trovato soltanto di questo colore qua, poi c'era un fucsia abbastanza acceso e un giallo se non mi ricordo male, e questo è praticamente fatto così e dietro è abbastanza semplice. Il prezzo, si sta attorcigliando tutto, è di 7,95€ e questa è una S, però diciamo in veste abbastanza larga. Io ho comprato i costumi perché quelli dell'anno scorso mi stavano tutti larghi e ho preso dei costumi che comunque mi stanno larghi. Andiamo bene. Poi ho preso un altro costume, non ho preso la parte di sopra di quello lì perché non mi faceva impazzire, e anche di questo stesso discorso. Ho preso questo costume molto semplice che diciamo l'ho preso con le accette ai lati, giusto perché, come vi ho detto, non avendo costumi, perché quelli dell'anno scorso mi stanno tutti piccolini, volevo un modello che potessi intercambiare con tanti altri modelli, insomma. Questo è sempre taglia S e anche questo mi sta un pochino largo ed è costato 5,95€. Quindi questo. Poi, altro acquisto che ho fatto da Piazza Italia perché veramente ero in estasi, è questa cinturina qua. Questa è una cintura di quelle che vanno in vita ed è bellissima, cioè secondo me è bellissima, ed è costata 9,95€. Ve la mostro se non faccio danni. Allora, questa va praticamente così ed è una cintura che diciamo mette in risalto dei capi che altrimenti sarebbero abbastanza insignificanti, monotoni. E questa, come potete vedere, ha questo bellissimo effetto oro, che ovviamente è finto, però veramente secondo me è bellissimo. Sembra che voi abbiate indossato magari una cosa veramente di valore, quando magari invece è soltanto il tocco della cintura che vi fa diventare un pezzo semplice e un pezzo elegante. Quindi veramente bellissima, secondo me. Poi sarà che io vado matta per le cinture in generale. Il secondo posto dove ho acquistato è il sito Dresslink, un sito di cui avevo tanto sentito parlare, che se non sbaglio spedisce dalla Cina. E la prima cosa che devo farvi vedere è questa canottiera che mi avete appena visto indossare, che è un modello diciamo molto semplice, cioè il tessuto è semplicissimo, però mi piace perché nonostante sia semplice mette tutti in risalto tutti i punti giusti. Ora ve la rimostro. Vedete, fatta così, ora non è il massimo come qualità e come tessuto, però diciamo che per il prezzo che ha assolutamente si poteva fare. Questo è diciamo il modello che io indosso più spesso di magliette. Mi piacciono questi modelli perché diciamo mettono in risalto la parte superiore mentre sono molto aderenti qui sulla vita. La cosa che mi piace un sacco di questo modello è il fatto che rispetto a quelle altre magliette che io ho dentro l'armadio fatte così, questo, nonostante sia semplice, è fatto di un tessuto molto più leggero rispetto a quelle che assolutamente non indosserei, per esempio in una giornata calda come oggi, che appunto insomma si riesce ad indossare anche più facilmente. Il prezzo di questa magliettina, se ve lo dico vi mettete a ridere, perché è di 1 centesimo della serie, lo prendete e lo buttate in mezzo alla strada. Infatti sul sito c'era scritto taglia unica e se non sbaglio c'erano forse pochi colori, però io ho deciso lo stesso di comprarla perché appunto per 1 centesimo era assolutamente un acquisto che andava fatto. Io trovo che questa maglietta mi stia veramente perfetta come taglia, cioè meglio di così non la potevano fare, forse è la cosa che mi sta meglio di tutto l'acquisto che ho fatto. E veste quindi una SM, io ho più o meno quella taglia. E poi vi faccio vedere un'altra cosa che ho preso, che è questo toppino. Ormai adesso i top stanno spopolando ovunque, si vedono ovunque, ed è questo toppino bianco. L'unica pecca di questo toppino è che purtroppo è taglia L, però c'era soltanto quella e per il prezzo ho deciso di rischiare. Questo sta su così sul seno e sotto a queste due fascette,
Secondo me è veramente un modello che vale la pena provare, è molto molto carino. Poi, tornando al discorso dei costumi, vi faccio vedere il costume che diciamo mi piace più di tutti quasi, fra quelli che ho preso, che è questo qua. Questo è del modello che vi dicevo, però stavolta nel colore nero, fatto così, semplice dietro e davanti fatto così. Un costume molto particolare, devo dire, ovviamente, rispetto a quelli che si vedono di solito. Il prezzo è di 5 euro, questo è il pezzo di sopra fatto a fascia con l'hardware d'oro nel mezzo. Sopra ovviamente ci sono le fascette per legare il costume. Secondo me questo, come stavo dicendo, è un costume molto particolare, che deve piacere perché non è un modello che tutte indosserebbero, però per quanto riguarda me e la mia personalità, quello che io faccio sempre è seguire il mio stile, e il mio stile va proprio al di fuori di quello che diciamo indossano tutti, anzi io guardo sempre quello che può evidenziare il mio corpo, quello che può piacere a me, proprio non me ne importa niente di quella che è la moda, di quelli che sono gli schemi e tutto quanto. Poi, un altro costume, anche questo difficile da indossare se non vi piace, e anche difficile da indossare per prendere il sole, è questo. Questo è difficile da indossare perché è pieno di fascette. Infatti quando lo avete addosso sembra di avere addosso una rete, però mi piace tantissimo, anche proprio per la pole dance, devo dire la verità. L'ho preso più per quello che per il mare. Però, insomma, vi faccio vedere. Sopra le coppette sono normali. Un semplicissimo costume, e poi sotto inizia la fila delle fasce, una fascia sul petto, una fascia in vita, e poi sotto il costume segue il modello degli altri che vi avevo fatto vedere, ed è questo. Io spero di potervi far vedere anche una foto, ed è praticamente fatto così, perché altrimenti si capisce veramente molto poco del costume, della bellezza più che altro del costume. È fatto così. Oddio, si capisce veramente malissimo, però insomma, secondo me evidenzia tantissimo il fisico e allo stesso tempo è un costume assolutamente, cioè, semplicissimo, anche proprio come manufattura, è bellissimo secondo me, ed è anche un pezzo che non passa inosservato perché non è il primo costume che si trova nel negozio. Il prezzo di questo costume è di 5 euro, più o meno, mi sembra, comunque trovate sotto nell'info box come sempre link, prodotti, prezzi, eccetera. E quindi secondo me è un costume veramente molto bello. Poi sono gusti, a me piacciono questi modelli qua, io seguo sempre il mio stile come vi ho detto, quindi non siete assolutamente costrette a dover avere i miei stessi gusti, però secondo me anche proprio a livello di prezzi. Poi vi faccio vedere in realtà un reggiseno, questo reggiseno sportivo, che è fatto, in realtà davanti è molto semplice, la particolarità e la bellezza di questo reggiseno sta in realtà dietro, nella parte dietro la schiena, perché ci sono tutti dei fili che si intrecciano e sono bellissimi. Poi, l'ultimo pezzo che invece devo farvi vedere è questo toppino, che in realtà è molto difficile da mostrare, anche questo ha dei fili intrecciati sulla schiena, però il suo bello è che sotto il top, che adesso i top vanno anche tanto di moda, il bello è che sotto questo top ci sono dei fili che, se fosse facile farvelo vedere io ve lo farei vedere, però ci sono questi fili che si intrecciano, insomma. Quindi anche questo è un top veramente bello, sia da indossare con magari una gonna a vita alta, un pantaloncino a vita alta, cosa che io non amo fare perché non adoro lo stile anni 50, però io adoro i top in generale perché sono comodissimi da indossare, quando fa caldo sono la soluzione migliore e sono ovviamente anche molto, molto carini da vedere, sempre secondo me, secondo il mio parere, io lo dico sempre perché sennò si apre una polemica. Quindi ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere anche voi se avete trovato qualche costumino, qualcosa di carino, insomma, di cui volete raccontarmi. Io vi aspetto alla prossima e scappo perché veramente sto morendo di caldo. Vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video.